Eccoci, buonasera a tutti, eccoci qui, questa sera lo diciamo anche per chi ogni tanto ci disturba, facciamo la ripresa con due cellulari così se ci disturberanno la diretta abbiamo la differita, sappiatelo tutti, quindi se dopo un po' non troverete questo video tranquilli, dopo un pochino lo ripubblichiamo perché questa sera è una importantissima serata, molto importante perché siamo arrivati allo stremo. Siamo arrivati allo stremo, cioè, ormai, ormai ci sono talmente tante norme, tutte quante str strampalate, chiunque riesce a fare una norma ci stanno togliendo proprio la vita. Abbiamo deciso, abbiamo deciso tutti insieme, ho, ho ricevuto centinaia, migliaia di vostre richieste, di impugnare tutto quello che ormai ci stanno imponendo. È impossibile, è impossibile andare in palestra, è impossibile andare in un albergo, è impossibile andare in un ristorante, è impossibile fare qualsiasi cosa. Ormai qualsiasi cosa facciamo, andiamo in un negozio, siamo aggrediti da un vigilante, una commessa, è diventata una follia nel momento in cui ormai ci dicono, ci dicono gli scienziati che ormai siamo a 0,0038 casi nella maggior parte delle, delle regioni e ormai, ormai sta scomparendo. E il professor Zandrillo è stato accusato perché ha detto che è scomparso non è scomparso No, però ormai è semi scomparso questo virus ci stanno aggredendo con delle norme che scientificamente ci dicono non servono giuridicamente sono un vilipendio dei nostri diritti dato che noi combattiamo in punta di diritto stasera parliamo di, dei nostri diritti negati e di come riconquistarli allora vi faccio un esempio banale lo leggiamo insieme lo leggiamo insieme, lo leggiamo insieme. Ecco qui, l'articolo di oggi, lo leggiamo insieme. Sentite bene, eh? sentite bene cosa è successo. Una turista proveniente da Roma si stava dirigendo verso la spiaggia quando il parcheggiatore, ecco, il parcheggiatore l'ha fermata, ha misurato la temperatura, il risultato eh, 39,2 di febbre. Su, succede al lito di Sperlonga, cittadina... In provincia di Dira, allora, perdonatemi, ma non, possiamo, non so, possiamo subire le pazzie totali. Ma io dico, primo, ma è mai possibile che un parcheggiatore mi misuri la febbre? Cioè, siamo arrivati a, proprio a uno scompenso psichiatrico, un parcheggiatore che ci misura la febbre. Perdonatemi, ma poi, ma vi pare mai possibile? È, è tutto possibile che una persona che ha 39 e mezzo di febbre se ne va tranquillamente in spiaggia sarà minimo svenuta in un letto sarà minimo svenuta in un letto e appare è tutto possibile non diciamo che è falso non diciamo che è, è assai improbabile se avete mai avuto 39,5 di febbre nella vostra vita come stavate? sdraiati come se foste morti e questa con l'ombrellone in spalla con la ciambella se ne andava in spiaggia e il parcheggiatore ha avuto il diritto, un parcheggiatore ha avuto il diritto di. di bisognerebbe di mandarla via. Siamo arrivati, secondo un mio modestissimo parere, strettamente giuridico, non scientifico: siamo arrivati all'eccesso, a una catastrofe dei nostri diritti. Allora, ma da dove nasce tutto questo? Nasce da una serie di norme. Norme, non leggi, norme. Voi non lo sapete, ma stasera abbiamo qui i documenti, perché il bello del nostro colloquio, il bello dei nostri discorsi che abbiamo i documenti. Non facciamo filosofia, non prendiamo 3.000 euro ogni puntata per fare i virologi che, che ci dicono almeno i mass media che prendono 3.000 euro ogni puntata per stare 7 minuti. Noi prendiamo una lira, siamo poveri, ma leggiamo e abbiamo i documenti. Eccoli, guardate, documenti, ministero. Cioè non. Non facciamo nulla di ciò che non viene scritto. Allora, mentre si parla delle leggi, e non ci sono, i ministeri fanno delle norme. Ormai delle chiunque fa la circolare, abbiamo visto addirittura il parcheggiatore si autonomina medico e ti misura la febbre, immaginate che cosa può fare un gabinetto di un ministro o un dirigente di un ministero. Ecco quello che fanno, ve lo leggiamo insieme. Allora, però, amici cari con tanti di voi, anzi con migliaia di voi, abbiamo deciso, io ho rotto gli indugi, ci organizzeremo nei prossimi giorni, siamo molto in contatto, ho rotto gli indugi, ci opporremo in tutte le sedi giudiziarie, ci opporremo fino ad andare all'Aia, ma ci opporremo a tutto ciò che è illegittimo, ciò che è legittimo ci mancherebbe altro, ciò che scientificamente Provato ci mancherebbe altro, ma tutto ciò che è illegittimo ci opporremo in tutti i tribunali italiani ed internazionali. Su vostra richiesta, in tutti i tribunali nazionali e internazionali, tanti ci stanno dicendo ma come facciamo, è impossibile più vivere, è impossibile. Per andare in una palestra bisogna compilare tre moduli? Aspettate, e bisogna autocertificare di non avere, non avere avuto nei tre mesi precedenti un raffreddore, ma... Scusatemi, non parlo scientificamente, ma giuridicamente saranno una follia. Ma sarà una follia i miei dati personali del mio raffreddore che devono entrare in un database di una palestra. Ma ragazzi, ma siamo veramente al vilipendio di qualsiasi cosa? E cosa scrivono nei ministeri? Guardate, vi faccio vedere. Guardate, guardate, prima pagina, guardate, guardate gli indirizzi, guardate bene gli indirizzi, guardate. Guardate, quattro pagine di indirizzi. Guardate, sembra uno scherzo. Guardate, guardate. Quattro pagine di indirizzi hanno scritto a tutto il mondo. Vi faccio un esempio: presidente di IBLUB, non so chi sia, Società Italiana Pediatri, un'impresa, Società Italiana Nazzisti, Regione Vedo, Confcommercio Internazionale per l'Aviazione, Trenitalia, Carabinieri. Questa è circolare è andata in tutto il mondo. Vi leggo due frasi. Poi questi giorni le studiamo tutte frase per frase, articolo per articolo, ecco qui, guardate, guardate, all'articolo, alla pagina 3, alla pagina 3, ve la faccio vedere solo un attimo, eccolo qui, perché noi leggiamo, ecco qui, alla pagina 3 c'è scritto lo scopo è identificare e gestire, gestire, è gestire i contatti dei casi, scusate, non sto scherzando, eh, Probabili, 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 gestire casi probabili, come? Cioè qualcuno deve dire che io probabilmente posso avere il coronavirus, ma stiamo, stiamo scherzando, ma non è una lesione di qualsiasi diritto, ma non l'abbiamo finito, guardate, ancora peggio, alla pagina 4, ancora peggio. Allora, perdonatemi, il mondo sanitario è diviso in operatori sanitari e operatori medici, no? Capite la differenza? Che cosa fa l'infermiere? Un operatore sanitario. Cosa fa il portantino? È un operatore sanitario. Cosa fa il medico? È un operatore medico. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? No? Allora, se vi leggo l'articolo, eh? questo lo impugneremo in qualsiasi sede. Gli operatori sanitari. Che significa? Significa? Infermieri, portanti, quindi non i medici, operatori sanitari, quindi chiunque sta nella sanità. Su, sentite la frase, no? io mi, mi spaventa, oh, oh, sto sudando per i brividi. Sulla base di valutazioni individuali del rischio, sulla base di valutazioni individuali, non analisi, non tamponi, no, valutazioni... Posso ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata del setting, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, abbiano avuto sulla base di valutazioni. Ma vi rendete conto? Siamo addirittura. Mi ricordo i film. Della guerra in cui c'era la spia del palazzo del quartiere che andava a raccontare a qualcuno cioè, quello, quello è, è, è un amico del nemico e lo arrestavano, Mi sulla base di operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali. Individu ecco, questa è una circolare, Ministero della Salute. Ma secondo voi, secondo voi possiamo accettarla? o va impugnata in tutti quanti i tribunali che ci saranno a disposizione, ditemelo e faremo tutto quello che voi ci consigliate. Allora, andiamo all'altro problema. Gravissimo, gravissimo. Ci stanno scrivendo migliaia, migliaia, migliaia di famiglie, migliaia, migliaia di mamme atterrite il nuovo anno scolastico è diventata una follia una, una paura, hanno tutti paura avete, perché avete letto dei pezzi sui giornali, dei pezzi drammatici, il bambino se ha la febbre può essere prelevato sottratto alla famiglia, cose, cose paurosissime ma noi abbiamo qui i documenti, eccoli qui li studiamo, non vi preoccupate in settimana, ogni giorno leggeremo una pagina, ogni giorno ecco qua, Ministero Ecco, Presidente del Consiglio dei Ministri, allora, attività didattiche, attività didattiche del prossimo anno. Allora, quindi, sì, mamme, state tranquille, perché questo documento, queste decisioni, se voi lo vorrete. Tutti insieme le impugneremo, vedremo se i giudici italiani e i giudici delle nazioni europee affermeranno, garantiranno che non sono i basilari diritti dei minori. Due, due, due soli articoli, poi ne parleremo in settimana tantissimo, due soli articoli. Ecco qui. Allora, allora. In questo documento ci sono una, una valanga di pagine che dicono che tutta Europa hanno fatto, noi stiamo seguendo quello che fa l'Europa, perché l'Europa docet e l'Europa chiudono le scuole. Dopodiché affermano, pagina 3, ve la faccio vedere così, facciamo vedere sempre che non scherziamo. Ecco qui pagina 3. C'è scritto, c'è scritto. C'è scritto le scuole hanno chiuso secondo i dati dell'UNESCO in 190 paesi, 190, quindi l'Italia è uno dei 190 paesi. 32 di 190, 32 di 190, quindi eh, che percentuale è bassissima, 32 concluderanno l'anno. Scolastico online, quindi l'Italia è uno di questi 32 paesi. Gli altri 160 hanno riaperto le scuole. Gli altri 160, lo, ecco qua, lo dicono loro, eh? Cioè, eccolo, guardate: quindi l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo, al mondo lo dicono a pagina 3. In pagina 3, guardatela: l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che non ha riaperto le scuole. E tutto questo è sulle spalle delle mamme. Le mamme stanno vivendo un momento pazzesco da tre mesi, stanno facendo mamme, mogli, lavoratrici, stanno facendo e stanno facendo le insegnanti di uno, due, tre figli. Perché? Perché l'insegnamento online è solo una bufala. Dice l'insegnamento online. Mamma, fai fare questo a tuo figlio! E la mamma si sostituisce alla maestra, ma senza un euro di più senza un euro di più le mamme sono le vittime sacrificali di questo sistema, di questo momento nessuno ha mai parlato delle mamme nessuno ed ecco, ed ecco specificato in, solo in Italia dopodiché leggiamo l'ultima piccola parte di cui parleremo in questi giorni eccola qua la famosissima pagina 18 leggetela allora gli alunni Dovranno, cioè, gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici, quindi dalle 8:30 di mattina alle ore 13:30 la mascherina chirurgica. Dalle 8:30 alle 13:30 la mascherina chirurgica. Allora, amici miei, ci faremo fare centinaia di relazioni da tutti i medici del mondo andremo anche negli stati relazioni di cosa significa far indossare a un bambino per sei ore una mascherina poi voglio vedere un giudice uno ne vorrò vedere che dica che questa è una è una norma legittima ecco tutto questo per dirvi che combatteremo con le armi della giustizia con le armi del diritto combatteremo per i diritti costituzionali sanciti perché la legge deve prevalere sulle prepotenze e questo lo faremo insieme e ne siamo onorati lo faremo insieme questa questi giorni questa è una settimana decisiva insieme insieme creeremo un grande fronte di giustizia non andiamo nelle piazze abbiamo fatto questa, questa abbiamo preso questa decisione non andremo nelle piazze noi pensiamo che il diritto dei cittadini vada tutelato nelle aure di giustizia e qui e poi ne parleremo in questi giorni delle sentenze che sono uscite sono iniziate a uscire le sentenze favorevoli ai cittadini è una grande abbiamo già ci hanno fissato un'udienza un altare per settembre, ne parleremo Ecco, questa settimana parleremo della giustizia che chiediamo, chiediamo venga applicata a proposito di giustizia voglio ricordare a tutti, il 15 giugno scade il termine per ricorrere contro le multe illegittime, ne abbiamo, vi abbiamo dato la disponibilità sul sito, sul sito studio legale Polacco, vi abbiamo dato la, della, la disponibilità del ricorso gratuito facsimile, prendetelo, scaricatelo. In questi giorni, già, già oggi, vi stiamo mandando, chi ci ha mandato i verbali, il modulo già compilato lo dovete ovviamente firmare voi. Chi ci ha mandato la procura, lo sto dicendo, una, la procura era un facsimile perché la procura deve essere originale, lo comprendete, quindi vi stiamo restituendo il verbale, il facsimile compilato, dovete solo e esclusivamente firmarlo in originale e mandarlo per raccomandata al prefetto. Mi raccomando. Mi raccomando, preparate tutti i ricorsi e spediteli. Se avete qualche ulteriore specificazione chiedetecela e come al solito siamo sempre a vostra disposizione gratuitamente. E lo ricordo sempre gratuitamente perché in questo gravissimo momento di piccola credibilità dello Stato gli avvocati sono a vostra disposizione per un diritto, per un diritto che nasce con l'umanità, con l'umanità, con l'uomo. Un diritto, ricordiamoci lo ius romano che ci ha insegnato, noi vogliamo che il diritto continui anche in questo momento di crisi, di gravissima crisi in Italia più che altrove. Quindi Ogni sera, ore 19, continuiamo. Organizziamoci. Vi dirò anche come ci organizziamo. Ci dobbiamo organizzare anche materialmente per le firme di tutti questi ricorsi, per, per i contributi, per tutto quello che dobbiamo organizzare. Siamo a disposizione, dobbiamo essere uniti. Nei prossimi giorni, vi racconteremo tutte le strade giudiziarie, legittime, democratiche che stiamo intraprendendo e che dobbiamo intraprendere insieme a voi. Perché? La giustizia è del popolo, non è di una casta, ricordiamocelo. A presto, a domani. Mi raccomando, condividete su tutti i canali. Appena finisce il video, immediatamente salvatelo perché se qualcuno lo cancella, lo potete riproporre in tutti i canali che esistono, mh, tra i social di tutte le specie. Non, non fermiamoci di fronte all'oltraggio, non fermiamoci di fronte a chi ci vuole oscurare, perché noi siamo cittadini democratici. A domani, ciao!